Ciao a tutti, in questo video vi mostriamo un Audi A1, un 1000 TFSI, macchina con una dotazione incredibile, Adrenaline Pack, colore pressoché introvabile, abbiamo il blu Utopia con tetto nero a contrasto e anche calotte specchi in tinta. Dopo vi farò vedere anche i dettagli dei fari, cerchi in lega, pacchetto S-Line Stereo. La macchina è un 2018, per esattezza giugno, a 10.000 km, quindi praticamente nuova, 90 cavalli e una dotazione di serie direi non indifferente. Allora, intanto vi faccio vedere il pacchetto, l'effigie S-Line che trovate sulla battuta delle porte. Una zoomata sugli interni che dopo vi mostrerò dall'altro lato dove si vedono un po' meglio. Ok, poi questo è il dettaglio del volante e il dettaglio dei comandi. Sotto abbiamo il cruise control. La macchina, come poco fa vi dicevo, ha percorso meno di 10.000 km. Adesso appena accendiamo, perché come sempre stando un po' ferme alle batterie un po' basse, e tra poco vi faccio vedere il dettaglio anche di questa parte qua. Allora, qui abbiamo la parte che comanda tutto il menu, già predisposta a navigazione, c'è solo da inserire la card, telefono, radio e poi i settaggi dell'auto, quindi impostazioni vettura, si può programmare il tasto sul volante, gestire la chiusura centralizzata, eccetera, eccetera. Il clima è un automatico, ok? E abbiamo i sedili riscaldati, 5 marce, vedete poi anche i dettagli, le finiture in pelle, il bracciolo e tutto il resto. Abbiamo poi tutte le sue parti qua dentro. Allora, trachete, presa MMI, adesso se riesco a farvela vedere bene, purtroppo il bolletto è un po' buio, quindi si può collegare tutto di là. Allora, spengo un secondo che puzza un po', siamo al chiuso. Qui per farvi vedere il discorso dei chilometri, vediamo se riesco. 10.194 km, ok. Allora, trachete, poi sensori luce, fendine bianche interiori. Dopo vi mostro anche il sistema dell'illuminazione. Quindi, tetto nero contrasto, coppe specchi nere, cerchio in lega, fari LED, sensori parcheggio originali, colore a dir poco stupendo. Qua vedete il baule con il kit di riparazione. Il vano del baule è regolabile su due altezze. Adesso purtroppo con una mano sola, tenendo la telecamera, si fa un po' fatica. Allora, per dire pazienza, e lo facciamo vedere. Ecco, il vano, come vedete, è regolabile su due altezze, ok? Basta fare così, trick, abbassarlo è molto più semplice, si abbassa. Il sedile è ovviamente sdoppiato. Qua abbiamo i piccoli fanali che servono a mostrare la macchina quando si è in giro col baule aperto, onde evitare, ad esempio, sul ciglio della strada che la gente non ci veda. Di qua cerco di farvi rendere meglio il colore, comunque sul nostro sito lo trovate, con un po' più di foto, un po' più dettagliato. Quindi macchina rigorosamente Euro 6, 1000 TFSI, 90 cavalli, benzina, pacchetto S-Line, predisposizione navi, bracciolo, diversi airbag, comandi al volante, ASRSP, sensore luce, fari Xeno, qua vedete il LED, il dettaglio del LED, abbinato al faro Xeno ovviamente, tutte le varie appendici. Una macchina che in realtà ha bisogno di poche parole, si presenta da sola. Tutti i dettagli comunque un po' più precisi e accurati li trovate sul nostro sito autosalonebrusadelli.it. Grazie per l'attenzione, per fissare un test drive non esitate a contattarci.